Questa è la storia di un gioco che ha vinto prima ancora di essere prodotto. Gioco, mito, letteratura, storia, la sintesi perfetta di come ci si dovrebbe nutrire di cultura. Qui a Gradara sembra si sia trovata la giusta formula. Furono i versi dedicati dal sommo poeta nel quinto canto dell'inferno, amor che nulla amato, amar perdona, a immortalare questi luoghi. Una discesa vorticosa che si risolve in un punto finale, la raccolta di carte singole che alludono a incontri esemplari. L'intuizione è quella di ambientare il gioco nel classico per eccellenza, la commedia di Dante. Viene spontaneo chiedersi se Dante giocasse a qualcosa oppure se nella commedia si parli del gioco. Più conosciuto e sicuramente di maggior impatto nella memoria per il fatto di essere suggestivo, spesso commovente, l'inferno di Dante è un intreccio di simboli, allegorie e di alta poesia. L'ambientazione, che è così ben integrata nel sistema di gioco da suggerirla come un possibile avvicinamento alla commedia, in modo non solo ludico, ma profondamente leggero, come piace a noi. Per aumentare il coinvolgimento e ricreare l'atmosfera, le carte da gioco diventano delle carte illustrate, ricolorando le celebri incisioni del 1861 dell'artista francese Gustave Doré. Ormai il gioco ha una nuova pelle e un suo nome, la commedia Inferno.